aspetto sempre. Aspetti prima, prima o poi arriverà. Eh sì, guarda, adesso deve venire qua perché dobbiamo fare The Voice e quindi sai che siamo nello studio. Vienici a trovare, che non è possibile, voglio dire. No, perché io vorrei ricordare che venerdì venerdì, sì. Venerdì prossimo. Arrivato di corte, tu cosa è successo? Un cinghiale che sentivo. Cinghiale. Venerdì prossimo, venerdì 27, prima puntata di The Voice Senior, quindi adesso io non voglio stressarvi tanto. Bella fontana. Però è veramente un programma molto molto carino perché ha per protagonisti canori gli over 60, cioè quelli che hanno più di 60 anni e sono tanti e sono bravissimi. La musica mette il buon umore a tutti. No, ma poi sono dei cioè veramente delle persone che non sono dei professionisti ma cantano tutti benissimo, non è un programma di è un programma anche di emozione, molto bello. Allora, dai, sfogliatelle di frolla. Partiamo con la pasta frolla, allora. Allora. Oggi la facciamo proprio all'antica, senza macchine da cucina, proprio a mano, perché bravo. Mi ha insegnato che il miglior attrezzo da cucina sono proprio le mani. Bravo. Oh. Quindi andiamo a modellare 250 g di farina aperta a fontana, 125 g di zucchero e 125 di burro e le andiamo a impastare al centro della nostra fontana aperta a farina. Bravo. Perfetto, quindi allora, farina, burro, zucchero tipico della nostra frolla. Della nostra frolla. Fatta a mano. A mano, perché mi raccomando. La frolla va fatta a mano. Perché allora, mi guardi Alfio? C'è tanta fame. C'è i gnocchi qua, le crepe lì. Non ti preoccupare, ma ti prepariamo pure il dolce, dopo ti apparecchiamo tutta la tavola. Abbiamo il dolce, poi abbiamo Lorenzo che ci farà un panino per chi insomma ha fretta e non ha tempo di cucinare. Poi abbiamo i panini al latte di Fulvio Marino. Cioè qui ce n'è per tutti i gusti. Stanno vicino alla signora, sono già dimagrite. Solo stare di fianco alle veline dimagrisci. Allora, Antonella, cosa mettiamo qui? Io ti preparo un attimo il ripieno, ti faccio vedere un attimo il ripieno. Vediamo intanto bene che cosa seguito, che cosa ho fatto? Ho messo 250 g di acqua con un pizzico di sale, preso il bollore, ho versato 80 g di semolino. Mi raccomando, farlo, cucinare per bene per 3-4 minuti. Questo impasto voi lo dovete lasciar raffreddare. Io lo prendo già pronto perché dobbiamo adesso andare a comporre... Semolino e acqua. Semolino e acqua, 250 e 80 g semplicemente. Adesso che cosa facciamo? Il composto che dobbiamo intanto preparare... Intanto hai messo il miele? Per aggiunto l'uovo, il miele e 2 grammi di ammoniaca per dolci, però non usate l'altro ammoniaco. No. Per farla friabile. E il miele che cosa fa? Il miele rende la nostra pasta... La colora. La colora. Esatto. Okay. La colora, capito? Allora, vedi Antonella, il semolino che io ho lasciato raffreddare lo vado a lavorare in questa bulla dove ho messo 60 g di arancia candita, vado a mettere un uovo, quindi a questo punto, proprio per questo dovete lasciarlo raffreddare affinché praticamente le uova non si vadano a cuocere. Diciamo che questo impasto solitamente per quanto riguarda il ripieno può essere anche modellato la sera prima, perché siccome si va ad aggiungere in questo caso la ricotta, che sono 250 grammi insieme allo zucchero, che cosa succede? Che la ricotta va... L'acqua della ricotta fa assorbire per bene lo zucchero, quindi avrete un ripieno molto liscio e andrete poi a sentire praticamente tutta questa, diciamo, questa peculiarità all'interno del ripieno. Lo potete anche preparare così come sto facendo io per avere, diciamo, un impasto molto puoi più andare bello molto più grezzo. Abbiamo tempo, avete il tempo di farlo bene. Eccolo qua, guarda, vedi come si avvolge per bene già con l'uovo che comunque mi coagola in cottura e mi tiene tutto il ripieno. Quindi la cosa importante è che sia freddo, perché quando voi mettete assolutamente l'uovo non si cuoce. Allora, per ripetere, abbiamo prima messo... Abbiamo messo 250 grammi di acqua a bollire, versato 80 grammi di semolino, lasciato raffreddare, messo all'interno della bulla con 250 grammi di ricotta, vado a metterci 125 grammi di zucchero, 60 grammi di arance candite, ci metto un po' di cannella a profumare e allo stesso tempo vado a prendere la vaniglia, quindi vado a rompere il bacello e vado a mettere, diciamo, l'essenza della vaniglia all'interno. È molto importante perché, diciamo, è il punto di forza soprattutto del ripieno. Andate a girare in modo energico, così, quindi
Vedi già come si sente i profumi della cannella. Meraviglioso. Il profumo ricotta, della cannella. Sì. La ricotta. Diciamo che è, quello è il classico. È il classico. Senti, una diciamo, ricotta ripieno. Particolare o. Ma guarda, ricotta di bufala così come quella di pecora. Noi Vabbè, abbiamo tanta bufala okay. facendo le mozzarelle. Esatto, quindi voi avete la bufala a seconda della zona. Utilizziamo quella. Guarda che bravo che tuo figlio, ha fatto una frolla perfetta. Una bravo, che il nostro impasto è diventato omogeneo. Me lo omogeneo. Ripeti l'impasto? Sì, Mattia. Allora, 250 grammi di farina, 125 grammi di burro, 125 grammi di zucchero, 10 grammi di miele, 2 grammi di ammoniaca per dolci. Dolci, ricorda per dolci. Ok. E la buccetta di arancia. Fai bene, ma con tutta l'ammoniaca che usiamo, poi mica che uno si sbagli, ecco. Dicevi poi? La posizioniamo in una placchetta, la impellicoliamo e la mettiamo a riposare per un'ora in frigo. Un'ora in frigo, perché comunque la pasta frolla va a riposare. Un'ora. Assolutamente. Okay. Allora, Antonella, poi su quel sul discorso delle sfogliate, devi sapere che ci sta anche una piccola poesia che, no, davvero, che racconta praticamente la sfogliatella. Teatrale. No, ma è bello, sai, quando si cucina, raccontare queste cose, anche degli aneddoti che sono praticamente legati alla tradizione. E quella fa così, e dice: su due sore a riccia frolla, mesa a strada fanno a folla. Quella riccia è più charmante, quella frolla è accomodante. Si deve che un coppo corso tu volessi pigliare un burz. Su due sore a così bello, sai chi so? E sfogliatelle. Perché c'è la riccia. Ci vuole. Perché la riccia. Lo ricordiamo, c'è ma la adesso, riccia. La riccia è la frolla, prendi la pasta frolla. Adesso ti faccio vedere anche la riccia. È sempre fatta con la stessa pasta? La no, riccia. No, assolutamente, c'è un altro tipo di impasto, però focalizziamoci un attimo sull'impasto della pasta frolla, su questo qua che ti faccio vedere. Matti, vai, stendi. Stendi che ci stendi. Faccio vedere Antonella. Allora, fai un filone e poi le palline, Matti. Dicevi, Lorenzo? No, che la sfoglia in realtà è una ricetta molto antica, quella della sfogliatella. Esisteva già nel 500 e la scrisse Bartolomeo Scappi, che chi si intende un po' di cucina sa, il più grande cuoco italiano rinascimentale. Cioè, come se oggi fosse, non so, uno più bravo di Cracco, di Gordon Ramsay, di tutti quanti. Sì. E è proprio una ricetta che assomigliava, è incredibile quanto fosse simile già all'impasto che 500 anni dopo forma la sfogliatella napoletana. Allora, lui ha tirato giù la sfoglia facendo un filone. Si vanno a rompere delle palline di circa 50-60 grammi. Dovete fare praticamente un ovale, in questo modo, vedi? Proprio un disco. Non ne mettete troppa di farina, mettetene giusto un velo affinché poi non si attacchi quando andate a stenderla. Vedi, ho fatto proprio un ovale. Imparatela anche per Natale. In questo modo. Adesso io gli vado a mettere il ripieno al centro. Un bel po', mi raccomando. Deve trovarsi poi il ripieno. Eccolo qua. Poi la vado a chiudere in questo modo e la vado a modellare con le mani. Quindi, vedi, deve avere proprio questa chiusura, questi due lembi dietro. Quindi facciamo tipo come se fosse un piccolo fagottino e andiamo poi con il coppapasta a togliere l'eccesso. Eccolo qua. E a dargli proprio gli diamo proprio la forma tonda della sfogliata, ok? Eccola qua. Ma la riccia che differenza ha? Mo te la faccio vedere, ce l'ho qua. Allora, io che cosa ho fatto? Ti ho portato già la sfoglia pronta, perché questa diciamo è un poco particolare per darla. Diamo un consiglio, Mauro, se vogliamo farla in casa. Noi l'abbiamo vista venerdì scorso l'abbiamo vista da Luca Montersino, che ha fatto 3 a 4. Avete visto com'era complicato. Esatto. Quindi, che cosa succede? Si va ad avvolgere la sfoglia su se stessa con una base di strutto e si prende il cosiddetto tappo, come si chiama in gergo. Poi si va a sfogliare in questo modo, vedi? Come se fosse praticamente un incavo all'interno, dandoci poi la forma di conchiglia. Vedi man mano come si apre, ci sono tutte le striature della pasta sfoglia e sono tutte le increspature che poi vai a sentire quando la vai a mangiare. Ok? Quindi, vedi, la vai ad aprire in questo modo e poi si il ripieno lo ci va a mettere il ripieno internamente e la vai a chiudere in questo modo, così la mettiamo qua e questa è diciamo la forma della sfogliata riccia. Comunque la sfoglia riccia che è fatta con la pasta sfoglia è un po' più complicata perché bisogna fare la sfoglia, quindi io direi
la sfoglia riccia la vado a comprare e la frolla me la faccio. Esatto, ecco, e la puoi fare tranquillamente a casa, così almeno chiudiamone ancora qualcuna. È meraviglioso. E poi come si cuociono? Allora, questa basta metterle in forno circa 200 gradi per 20-25 minuti. Ovviamente vanno spennellate con dell'uovo, mi raccomando, prima di metterle al forno. La cosa importante è quella di andarle a servire poi calde calde, Antonè, quello è fondamentale. Io pensavo che fossero fritte, invece no, no, è al assolutamente forno, vedi? Sono cotte. Evelina, meglio, no? Sono certo. Cotte al forno. Sono vabbè, proteica. Sono un'ottima merenda dolce salato, ricca di proteine. Abbiamo l'uovo, la ricotta, quindi sicuramente adatta a tutti, ai giovani e ai meno giovani che devono mantenere efficiente anche la muscolatura. È giusto. Basta mangiarla nel momento giusto, in una porzione adeguata, ma certo, ce la possiamo permettere. Mangiare tutto, capire di sfogliatelle, una sfogliatella, si mangia una, no? Quant'è la porzione adeguata, Evelina? Sono così circa 40 meno, grammi, che una. Alla fine una. Dai, una di merenda si può mangiare. Certo, se tu mangi i gnocchi, come dire, i panzerotti della zia Cri, i gnocchi di persegani, no. Poi non è che puoi mangiare una. Anche la sfogliatella. Brava, brava, hai imparato. C'è una frol e stai a posto. Eccole qua. Solo Alfio può. Piuttosto che niente, meglio piuttosto, no? Come dicono, piuttosto che niente, meglio piuttosto, cioè almeno poco, ma... Noi diciamo piuttosto che niente, le meie in toast. Cioè piuttosto che niente, meglio... Come si dice a Napoli, insomma, meglio poco che niente. Esatto. Eccole qua. Allora, intanto guardate, vedete, vediamo ancora sono proprio fatte in casa, Quindi si fa una pasta frolla. Molto importante di fare l'ovale, gli date la forma ovale, poi con le mani vi aiutate per fare questo fagottino e l'andate a modellare e a chiudere dandogli poi la forma tonda sulle estremità per fare la frolla. Spennelliamo di uovo poco, e poi lo mettiamo nel forno. E poi lo andiamo a mettere al forno. Quindi abbiamo io pensavo fosse complicatissimo la sfogliatella di frolla, invece assolutamente è possibile anche per noi, insomma, per noi umani. Ci siamo anticipati in cottura, ovviamente. Quanto deve stare dentro nel forno? Mamma? 20 minuti, Antonella. 200 Quanti gradi? 200 gradi, 20 minuti. Eccole 200, qua, guarda. 200. Ovviamente, prendi lo zucchero, Matti. Vedi, abbiamo sia le ricce che le frolle. Prendi lo zucchero. Vuoi assaggiare, Antonè? Ci mortifico ogni giorno. Vai con lo zucchero, Andiamo a me. Zucchero a velo. Eccole qua. E sfogliatella sia. E sfogliatella sia, allora. Una poesia sulla sfogliatella, l'abbiamo già detta. L'abbiamo già detto, no, è proprio la sfogliatella che è una poesia. È una poesia. Guarda, scusa un attimo, Alfio, guarda, è già pronto. Alfio, sì, pronto. Puoi venire a prendere il piatto? Perché devi Alfio, posarlo là, andiamo senza a te. Farlo cadere. D'accordo, guarda che ce l'ho contato, capito? Che buono. Mamma mia. Guarda per terra, Attento. Grazie Mauro, grazie Mattia.